Credo che ognuno di voi ha qualche storia da raccontare. Mi riferisco in modo particolare a quelli che accostano i malati già da tempo, ai ministri della comunione, ai volontari, a quanti nelle nostre parrocchie o nei nostri luoghi di cura portano il Signore e la presenza della Chiesa. Noi magari ci andiamo una volta a settimana. Per loro questo momento, fosse anche di mezz'ora, è vita. A volte infatti mi chiedo, anche da ex parroco, come sia possibile che in alcune comunità c'è l'abitudine un po' limitante di portare la comunione solo ad esempio una volta al mese. Io adesso non voglio giudicare chi fa questa, però ecco, una volta al mese mi sembra un po' troppo poco. E lo stare accanto ai malati non possiamo limitarlo a qualche ora al mese, ma chi si prende questo ministero, chi vive questo servizio, ci deve passare attraverso la malattia e capire che quando ci manca tutto, anche il traffico, ecco, abbiamo bisogno di questo contatto con Dio e con la comunità che ci dà un respiro, un odore, diceva Cristiana, diverso. Oggi noi ci soffermiamo davanti al mistero della sofferenza umana. Giovanni Paolo II, in un Angelus del 94, su cui torneremo dopo, uno degli Angelus più carismatici a braccio del Papa in un momento particolare della sua vita, ha detto: c'è un Vangelo superiore, il Vangelo della sofferenza. Chi di noi può parlare di sofferenza? Non bisogna piuttosto stare in silenzio davanti a questo mistero. Credo che ognuno di noi, ecco, davanti al mistero del dolore, della malattia, del male, non può che essere in un atteggiamento di rispetto, come dice lo stesso Papa. La sofferenza umana desta compassione, desta anche rispetto, a suo modo intimidisce. Come posso allora io stasera mettermi davanti a voi a dirvi qualcosa, nonostante sia, ecco, il vescovo delegato per la pastorale della salute, e vi assicuro che da quando ho questo incarico è aumentata in me l'imbarazzo, la difficoltà, la fatica a raccontare qualcosa. Piuttosto la mia mente e il mio sguardo si riempie di immagini, quelle che vedo girando per gli ospedali, per le case, per i luoghi di cura. Da parroco abbiamo fatto esperienza di malati, ma vi assicuro che avendo uno sguardo più ampio su tutta la città, anche le cose che non immagini accadono. Tante malattie, tanti malati, tanti sofferenti. Provate un attimo, ciascuno di voi, a pensare alla propria esperienza, alla sofferenza che ha toccato, tocca le vostre persone, le vostre famiglie, i malati che conoscete, forse i nostri genitori quando si sono ammalati, l'averli accompagnati alla morte, o malattie che sono sbucate così all'improvviso di persone che abbiamo visto un mese e poi dopo un mese non abbiamo più rivisto per noi. E quante volte anche nella fede ci siamo chiesti perché. E allora bisogna toglierci i sandali dai piedi, come Mosè davanti al roveto ardente. Siamo in un suolo, in una terra santa. Non si può entrare a gamba tesa nel mistero della sofferenza, ma ecco, stare davanti a questo mondo consapevoli che non ci capiamo nulla o quasi. Il mistero della sofferenza prende tanti aspetti, tante persone, tante situazioni. Giovanni Paolo II, nella Salvifici Doloris, questo testo del 1984, scritto dopo aver vissuto anche lui in prima persona la sofferenza, ad esempio, dell'attentato del 13 maggio dell'81,
il suo essere ricoverato in ospedale più di una volta, il suo avvicinarsi al mistero della malattia. Ecco, lui dice: la sofferenza sembra quasi ineffabile e incomunicabile al tempo stesso. Forse nient'altro essa esige quanto nella sua realtà oggettiva sia trattata, meditata, concepita nella forma di un esplicito problema e che quindi intorno ad essa si pongano interrogativi di fondo e si cerchino le risposte. La sofferenza ci fa cadere in tanti luoghi comuni. A volte, e questo è capitato anche a me, forse capita anche stasera, ecco, riascoltare le cose che diciamo sul dolore, sulla malattia, è veramente qualcosa di un po' ridicolo, e quindi preferiamo stare zitti. Ho pensato di iniziare con queste parole di un film, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, di una trentina d'anni fa, Viaggio in Inghilterra, un film, un capolavoro secondo me, che racconta la storia, una parte della vita dello scrittore inglese Lewis, il famoso autore delle Cronache di Narnia, e racconta il suo amore con questa ammiratrice americana che chiede di sposarlo per avere la cittadinanza inglese, ma in realtà poi nasce un vero e profondo amore in due persone già adulte, e questa donna segnata dalla malattia che morirà poco tempo dopo il matrimonio. Ecco, Lewis, all'inizio del film c'è questa scena in cui questo professore, conosciuto ormai grazie alle sue opere, fa un incontro con centinaia di dame inglesi con il cappellino che lo ascoltano e lo e pendono dalle sue labbra, e lui fa questo esempio di una tragedia che era accaduta qualche tempo prima, di un treno e quindi di un incidente stradale in cui erano morte tante persone, dicendo: dov'era Dio? Perché non ha fermato quel treno? Dio vuole forse che soffriamo? Io non credo che Dio ci voglia felici. Ci vuole capaci di amare e di essere amati, vuole vederci crescere. E proprio perché ci ama, Dio ci fa il dono della sofferenza. Il dolore è il megafono di Dio che risvegli un mondo sordo. Noi siamo come blocchi di pietra da cui lo scultore ricava le forme degli uomini, e i colpi del suo scalpello, così dolorosi per noi, sono ciò che ci rende perfetti. Che belle parole ad effetto, no? Che risultano però vuote di significato. Come si fa a pensare che il dolore è il megafono di Dio, no? E noi siamo come blocchi di pietra, no? E quindi la sofferenza ci rende perfetti. Ecco, nell'arco del film poi accadrà un cambiamento in quest'uomo. L'esperienza, non la teoria, ma l'esperienza a contatto col dolore lo farà passare da un gentiluomo inglese a un uomo che soffre, che patisce, che compatisce e che non comprende e che piange anche davanti al dolore immenso della morte della sua amata moglie da pochi mesi. Ci sono varie immagini di questo film, adesso non mi voglio soffermare, sarebbe meglio vederlo un giorno, no? Ad esempio, quando questa turista, questa ammiratrice americana, entra per la prima volta a casa sua con il suo figlio, lei aveva un figlio di una decina d'anni, appassionato di queste cronache di Narnia, ecco, questo bambino la prima cosa che fa è salire in soffitta e andare alla ricerca di quell'armadio in cui, ecco, secondo la sua fantasia si poteva entrare in questo mondo di Narnia. Lui prova ad entrare, ma è tutto chiuso, non ha quasi l'idea che, ecco, c'è una differenza tra la nostra fantasia e la realtà. E davanti a quello stesso armadio si troveranno Lewis e il bambino, dopo la morte della donna, a piangere e a consolarsi insieme. E alla fine del film, quando lui farà un resoconto della sua esperienza, dirà: amiamo per sapere che non siamo soli, perché amare se perdersi fa così male? Non ho più risposte, solo la vita che ho vissuto. Due volte nella mia vita ho potuto scegliere,
da bambino e da adulto. Il bambino scelse la sicurezza, l'adulto sceglie la sofferenza. Il dolore di oggi fa parte della felicità di ieri. Al centro del film c'è un dialogo molto forte tra i due e lei dirà: io sto per morire. Lui dice: non parliamo di questo, non roviniamo la felicità di adesso. E lei dice: non lo roviniamo, perché il dolore di domani fa parte della felicità di oggi. Ecco, tutti noi sperimentiamo la sofferenza, la malattia, il dolore. Trovatemi un uomo che nella vita non abbia mai sofferto. Fa parte della nostra creaturalità, della nostra fragilità. Ed è umano interrogarsi sul perché, ma è anche squisitamente umano accettare che non siamo Dio, che non siamo dei superuomini e che dobbiamo, tra virgolette, fare i conti anche con il dolore e la sofferenza. Chiaramente adesso non possiamo addentrarci in mezz'ora in tutto questo mondo. E cos'è il male? E com'è possibile capirci qualcosa? Il male è una privazione del bene. Abbiamo vari termini, no? Si parla di malattia, che colpisce il corpo, il dolore, quindi, che è un sintomo che c'è qualcosa che non va, ma la sofferenza è qualcosa di molto di più. Se infatti il dolore può esprimere un nostro malessere fisico e può essere curato, la sofferenza è qualcosa di molto più ampio, che a volte non riusciamo a capire da dove viene e dove va, e quindi ci mette più in difficoltà. Che cos'è il male? Se andiamo incontro intorno alla nostra storia, dall'inizio fino ad oggi, vediamo che il male domina da sempre, e lo sappiamo bene, insomma, come tutto intorno a noi è segno di male, di cose che non vanno, nel piccolo e nel grande. Vediamo il male commesso dall'uomo, il male commesso dalla natura, i terremoti che più di una volta, come in questi giorni, affliggono il nostro paese e ci pongono sempre la stessa domanda: perché? Perché, Signore? E perché soffro? E in questo perché c'è il perché della causa, c'è una causa del soffrire, e da che cosa dipende il fatto che soffriamo? Oppure c'è uno scopo, c'è un fine di questa mia sofferenza? In entrambi i casi siamo sempre un po' spaesati, abbastanza spaesati. La Bibbia, che è la voce dell'umanità, è anche il grande libro della sofferenza umana. Noi diciamo che la Bibbia è parola di Dio, no? E è ispirata da Dio. Ma nella Bibbia abbiamo tutto l'uomo, tutta l'umanità, quindi anche tutto il dolore. E se noi scorriamo i libri, soprattutto dell'Antico Testamento, ci sono vari esempi di situazioni. Abbiamo la sofferenza morale, quindi il pericolo della morte, la morte dei propri figli, la morte del primogenito, la mancanza dei figli, la nostalgia della patria, la persecuzione, la derisione per il sofferente, la solitudine, l'abbandono, e ancora i rimorsi di coscienza, la difficoltà di capire perché i cattivi prosperano e i giusti soffrono, l'infedeltà, l'ingratitudine da parte degli amici e dei vicini, le sventure della nazione. L'Antico Testamento, ecco, ci presenta l'uomo come un insieme psicofisico che assomma in sé delle sofferenze morali, delle sofferenze fisiche, e si usano delle immagini per esprimere anche la sofferenza del cuore, dell'anima. Le ossa, i reni, il fegato, le viscere, il cuore stanno a dire che l'uomo è intaccato da qualcosa che non riusciamo neanche a esprimere.
Ad esempio il salmista nel Salmo 115 dice: ho creduto. Ci sono anche esempi eroici di accettazione. Il salmista dice: ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice, ho detto con sgomento ogni uomo è bugiardo, che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto. Ma ci sono anche esempi di salmisti in cui si esprime tutta la fatica. Salmo 44: tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli, ci hai avvolti di ombre tenebrose, per te siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non respingerci per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione. Siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è steso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Quante volte abbiamo espresso questo grido a Dio? È il grido del popolo di Israele nella schiavitù, è il grido del popolo in esilio, in Babilonia, è il grido di ogni uomo. Quest'anno in cui siamo chiamati ad ascoltare il grido della città, proviamo, come dicevo all'inizio, a pensare alle nostre esperienze personali. C'è sicuramente almeno uno, se non più di uno, momenti della nostra vita in cui non ci abbiamo capito proprio nulla. Io penso ad esempio a due giovani della parrocchia dove ero viceparroco, e entrambi dei giovani pieni di vita, che io ho conosciuto in alterni momenti. Facevano parte, come tutti i giovani, di un gruppo di cammino, venivano, non venivano. E poi c'è stata la bellissima esperienza della GMG del 2000 a Tor Vergata, l'incontro con il Papa. Ecco, erano anni belli, no? In cui questi ragazzi si sentivano immersi in un mondo e anche in una chiesa vivace, gioiosa. Entrambi i ragazzi, Aldo e Gianluca, erano segnati da un tumore al cervello, in testa, insomma, da bambini. E sembrava che tutto era passato. E poi, invece, dopo quel giubileo del 2000, si è ripresentato. E sono morti nel giro di due anni, entrambi a 28 anni. Ecco, io quando penso al dolore che mi ha toccato profondamente, ancor più della morte di mio papà, penso ad Aldo e Gianluca. E in particolare Gianluca, che poco prima di morire, qualche settimana prima, andandolo a trovare, mi dice: sai, sono stato ricoverato a Tor Vergata, all'ospedale, e dalla finestra della mia stanza vedevo la croce della GMG, la croce di quell'agosto del 2000, e mi dava serenità. Mi sono rimaste impresse queste parole di Gianluca, che mi fanno pensare come quelle esperienze forti, anche in una situazione grave come lavoro, non è stata vana. Quell'esperienza della GMG con il Papa e con i giovani del mondo è stato, a distanza di 5 anni, che è morto nel 2006, 6 anni, ecco, un richiamo di speranza in una situazione ormai terminale. Ma ci arriviamo tra poco. E quando si parla di sofferenza nella Bibbia, c'è però un libro che esprime questo grido in modo così forte, che è il libro di Giobbe. Se esista al mondo, dice Borges, questo poeta argentino, un libro che meriti la parola sublime, credo che sia il libro di Giobbe. Non credo che sia necessario rispolverare un po' questo testo, ma io vi invito a rileggerlo. È un libro tosto, sono più di 40 capitoli, pieni, intensi, a volte faticosi anche da leggere, ma splendido. Un testo in cui, ricordate, quest'uomo giusto, ricco, aveva tutto, un uomo che amava Dio e gli altri,
Ma c'è un dialogo all'inizio del libro tra Satana e Dio. Satana dice a Dio: sai, mi sono fatto un giro per la terra. E Dio gli dice: ah, se hai fatto il giro, hai visto il mio servo Giobbe? Hai prestato attenzione a quest'uomo così pio, così religioso? Certo, gli dice Satana, è chiaro che è così pio, ha tutto. Permettimi di togliergli tutto e vediamo come reagisce. Ed ecco che Dio permette questa cosa e Giobbe nel giro di poche ore perde tutto. I figli, i campi, il bestiame. Si ritrova solo, gli rimane solo la moglie. E credo che questa sia un'ulteriore prova, no? Della sofferenza di Giobbe. E si ritrova nella incomprensione totale. Si parla, sì, della pazienza di Giobbe, ma sono un po' frasi fatte. E Giobbe in questa difficoltà, ecco, è attorniato dai cosiddetti amici che cercano di dare una spiegazione di questo dolore, di questa malattia, di queste disgrazie. Se tu soffri così, vuol dire che è giusto, che hai commesso qualcosa che non va, devi espiare qualche peccato. Ecco, le frasi fatte di quel tempo, ricordate anche martedì scorso, Don Nunzio accennava all'episodio del cieco nato, quando domandano a Gesù: perché è così? Ha peccato lui e i suoi genitori? Quindi la conseguenza, se si soffre, vuol dire che abbiamo sbagliato, perché è giusto che sia così. E Giobbe a insistere: ma io non ho fatto nulla di male, no? Eppure quante volte anche noi lo sperimentiamo oggi. Succede che si soffre, ci si ammala e andiamo a cercare le cause. Perché stiamo soffrendo? Abbiamo fatto qualcosa di male? Capita a tutti. A me è capitato più di una volta, lo diceva anche Don Luigi al primo incontro, di persone che sono venute a confessarsi, confessandosi dei grandi peccati perché pensavano che quel peccato aveva causato la loro malattia o la malattia della moglie e volevano rimediare in questo senso. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore? Perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido. Ecco, questi amici non riescono nella loro impresa, e meno male, perché non ci sono spiegazioni. E Giobbe a un certo punto dice: io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Capisce a un certo punto che Dio non va amato per quello che dà, ma per quello che è, e che può aver perso tutto, ma non ha perso Dio. Però a questo ci arriva anche lui con tanta fatica. E c'è a un certo punto una dei capitoli più belli del libro di Giobbe, siamo ai capitoli 37, 38, 39, in cui finalmente parla Dio, e è quasi un processo, no? In cui Dio prende, non dico che prende la sua difesa, perché Dio non ha bisogno di difendersi, ma mostra. Cioè Dio non dimostra, ma mostra, e mostra la creazione. Mostra tutto ciò che ai nostri occhi umani non è facile comprendere. Noi non comprendiamo la sofferenza, ma in realtà noi non comprendiamo tante altre cose. E questi capitoli sono bellissimi perché io immagino che siano come un grande super quark di Dio, no? Ecco, Dio che fa questo documentario sulla creazione, chiama Giobbe e gli fa vedere tante cose che lui non sa. Ad esempio,
Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo, se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la corda per misurare? E ancora, tu sai da quale grembo esce il ghiaccio e la brina del cielo, chi la genera? Quando come pietra le acque si induriscono e la faccia dell'abisso si raggela? O ancora, immagini di una grandissima tenerezza, no? Sei tu, forse, che vai a caccia di preda per la leonessa e sazi la fame dei leoncelli. Quando sono accovacciati nelle tane, stanno in agguato nei nascondigli. Chi prepara al corvo il suo pasto, quando i suoi piccoli gridano a Dio e vagano qua e là per mancanza di cibo? Sai tu quando figliano i camusci o assisti tu alle doglie delle cerve? Conti tu i mesi della loro gravidanza e sai tu quando devono partorire? Ecco, vi invito a rileggere questi capitoli, tutto il libro di Giobbe, in cui Dio mostra la creazione e ci fa capire che siamo talmente piccoli che noi non solo non capiamo le cose che non vanno, ma non capiamo neanche la bellezza, no? E lo sguardo, leggendo questo testo, si riempie di cose grandi e ci fa sentire piccoli. Ecco l'immensità di un paesaggio di montagna innevato, il tramonto sul mare, gli animali, anche l'ippopotamo e tutti, addirittura i corvi così fastidiosi, no? Sono nell'interesse di Dio. L'aquila che vola, la leonessa, l'oceano. Eppure noi, davanti a tutto questo, non comprendiamo, perché ancora l'uomo si perde nel male. Possiamo comprendere fino a un certo punto la sofferenza che viene nel nostro corpo, ma perché questa creazione è stata così rovinata dall'uomo? Senza andare alla storia di Israele passata, basta andare al secolo scorso, a queste immagini che purtroppo tutti noi conosciamo, no? Un autore dice, raccontando di quella prima notte al campo di concentramento, mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo che ha fatto della mia vita una lunga notte per 7 volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo, mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia fede. Ecco, perché tutto questo? E Dio, dov'è? Dov'era quando Giobbe soffriva? Dov'era ad Auschwitz? Dov'è quando mio padre sta male? Quando questo giovane Gianluca, Aldo, muore a neanche 30 anni? Quando quel bambino viene sottratto ai suoi genitori? Perché Dio fa tutto questo? C'è un senso nella sofferenza? C'è un significato nella malattia? C'è qualcosa che possiamo almeno un poco comprendere? Il poeta Fernando Pessoa dice: ci sono navi dirette verso molti porti, ma nessuna verso dove la vita non è dolore. Eppure il libro di Giobbe, che pone questi interrogativi e si dà alla fine la risposta che vi dicevo, ecco, Dio non va amato per quello che dà, ma per quello che è. E alla fine Giobbe viene ricompensato delle sue sofferenze, quindi avrà di nuovo i campi, gli animali, i figli, no? Ma lascia sempre un po' uno spiraglio di domanda, di angoscia, no? Un senso non c'è ancora.
se non quando noi avviciniamo Dio stesso, che non risponde dall'esterno, neanche facendo vedere la bellezza della creazione, ma sceglie di entrare nel nostro interno, nella nostra vita, incarnandosi, quindi prendendo la nostra carne con la sua fragilità, perché la sofferenza fa parte del nostro essere creature. Dio non voleva la morte, lo sappiamo, no? E ci ha creati per l'immortalità. Poi, siccome l'uomo ha pensato che poteva esistere facendo meno di Dio, no? Dicendo, ma io basto a me stesso, non c'ho bisogno del Signore. E l'unico modo per far capire a noi uomini che non bastiamo a noi stessi è il fatto di diventare mortali. La morte, per quanto possiamo allungare la vita, ci mostra questo limite. Noi non siamo il creatore, siamo creature. E quindi, essendo mortali, riconosciamo che abbiamo bisogno di qualcun altro che sostiene la nostra vita. E essendo mortali, si giunge alla morte necessariamente con il dolore, la sofferenza, la malattia che fa parte della nostra creaturalità. Dio non voleva questo, ma nel momento in cui noi abbiamo sperimentato la morte, nella sua grande misericordia, nel suo amore, decide di scendere nella nostra umanità. Stiamo vivendo il tempo dell'Avvento, il tempo dell'incarnazione. Quando Karol Wojtyła a 20 anni, nel 1940, scrive un dramma teatrale intitolato Giobbe, in un tempo in cui anche lui, nella Seconda Guerra Mondiale in Polonia, sperimenta il perché, la difficoltà del male nel mondo, ecco, conclude questa rilettura del libro di Giobbe con questo sguardo all'incarnazione, dicendo: egli viene, lo so che viene, egli vive, la luce che illumina, libererà la mia gola dai lacci, mi farà risorgere dopo il mio strazio, vedo che vive il mio Redentore, sulla terra arida egli ordinerà alle sue piogge di scendere, sento la vita. Con lui risorgerò a nuova vita per vedere come egli distrugge il male. Ecco allora che noi crediamo in un Dio che ha scelto di farsi uomo, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra umanità, dando senso a tutta la nostra umanità, compreso il dolore. E questo è il dolore salvifico di cui parla Giovanni Paolo II in questa lettera che vi invito poi a leggere se non l'avete già fatto. Questo Dio che scende e ci fa sentire la vita sperimentando Lui, l'essere accanto a noi. Ecco, martedì, 2 settimane fa, D'Annunzio ci ha fatto vedere come Gesù sta accanto ai sofferenti. La sua vita è una vita in cui lui mai si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Parlando a Nicodemo in quella notte di luce, dirà: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. E così si accosterà ai malati, si accosterà all'umanità. Abbiamo visto come, ad esempio, nei miracoli darà dei segni che vanno al di là della guarigione fisica. Uno dei primi miracoli, quello del paralitico calato dal tetto, dalla fede di 4 persone, facendo entrare improvvisamente la luce da questo tetto spalancato nella casa dove stava Gesù, e Gesù che dice: ti sono perdonati i peccati. E la gente che mormora, che non capisce come può perdonare i peccati, in realtà perché volevano e si aspettavano la guarigione del corpo, e Gesù invece guarisce prima di tutto l'anima.
sapendo che cosa pensavano nel loro cuore, dice: proprio per farvi vedere che io posso perdonare i peccati, dico: alzati e cammina. Gesù va oltre la nostra malattia del corpo per entrare nella malattia del cuore e dell'anima e ci libera dal peccato. Entra nella nostra umanità fino a quello che, a ciò che noi non possiamo vedere. Entra per darci di nuovo la vita. Entra fino, diciamo, a far risorgere delle persone, la figlia di Gairo, il figlio della vedova di Naim, l'amico Lazzaro. Quindi arriva anche a ridare vita a persone morte, ma ancora non basta per far vedere quanto lui condivide la nostra umanità fino in fondo. Piange davanti al sepolcro di Lazzaro, anche lui scoppia in pianto, si commuove. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 11 mostra tutta la tenerezza umana di Gesù come la sperimentiamo noi, ma non basta ancora questo. Arriva il momento in cui lui giunge alla passione, perché avendo amato i suoi che erano nel mondo, vuole amarli fino alla fine. Lui non ci spiega quindi il perché della sofferenza, ma attraversando la sofferenza in prima persona ci dice il come affrontare la sofferenza, sapendo che lui entra nella nostra umanità fino a questo punto, quindi dando un valore a tutta la nostra umanità, compresa la sofferenza, compreso il dolore. Noi parliamo della passione di Cristo. E il termine passione in italiano indica due significati che sembrano opposti, no? Quando si è appassionati di qualcosa o di qualcuno e facciamo di tutto per le nostre passioni, a volte si fanno anche cose folli, si arriva addirittura a uccidere per una passione, no? Sbagliata. Ecco, Gesù è appassionato d'amore per noi. E proprio perché è appassionato, patisce. Quindi lui vive la passione nel senso positivo del termine, di un amore appassionato, e vive la passione nel senso che soffre per noi. Proprio perché non vuol far morire l'amore, muore d'amore. Fa giungere l'amore fino in fondo, fino a quell'esperienza a cui noi non siamo capaci di dare significato, per dirci che anche lì non siamo da soli. E qual è la sofferenza più grande allora? Noi, andando in giro nella nostra storia, nel nostro mondo, vediamo tante sofferenze di tutti i tipi, c'è un mondo di sofferenza. Gesù ha sofferto tanto sulla croce, la flagellazione, l'agonia prima ancora nel Getsemani, la via del Calvario, i chiodi, no? Ma è questa la sofferenza di Gesù? È solo questa la sofferenza fisica? O giunge invece a qualcosa di ancora più tremendo che nessuno può capire fino in fondo, nessuno può più vivere grazie a lui? La sofferenza più grande è l'essere abbandonato dal Padre. Gesù raggiunge questo culmine quando sulla croce dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non ripete solamente le parole di un salmo, ma esprime ciò che lui sta sperimentando. Lui doveva prendere l'ultimo posto perché nessun altro potesse giungere a tal punto di essere abbandonato da Dio. Se Gesù voleva raggiungere tutte le nostre sofferenze, i nostri dolori, doveva prendere il posto dell'ultimo disgraziato della terra, che non è solamente un condannato innocente, giovane,
non ha commesso nulla di male, che patisce una condanna del genere, la crocifissione. Non basta neanche questo. Doveva raggiungere l'essere addirittura abbandonato da Dio. Lui raggiunge questo posto per dire: guardate, io da questo punto così basso ora vi riporto tutti in alto. Per questo nella lettera ai Filippesi 2, no, si dice: Gesù Cristo non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato. Ecco, lui abbandonato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Abbandonato si abbandona, dando così una luce di speranza a tutti noi, che anche nella fragilità più grande possiamo credere che quel dolore è abitato da Dio. Quella sofferenza è il luogo in cui Dio è entrato. Io non sono solo, anche se poi lo sperimentiamo. Quante volte l'abbiamo detto o abbiamo sentito dire: ecco, Dio mi ha abbandonato, si è dimenticato di me. Ma in realtà non è così, perché lui è arrivato lui a essere abbandonato, perché nessuno potesse vivere tutto questo. Perché allora sperimentiamo l'abbandono se non siamo abbandonati? Perché non ci crediamo abbastanza? Perché non crediamo veramente in questo Dio incarnato? Crediamo in un Dio, vorremmo un Dio che ci salva in altri modi, no? Ma salvarci in altri modi vuol dire non comprendere la nostra umanità, non viverla appieno fino in fondo. E allora per questo bisogna guardare alla storia della Chiesa, a tante persone che nella sofferenza, unendosi a Cristo, si sono offerti, rivelando fino alla fine l'amore di Dio. Penso che sia l'esperienza di molti, no? Vedere delle persone che si sacrificano per gli altri e lo fanno nell'amore e nella gioia. Il sacrificio non è fare qualcosa di sacro. Quanti sacrifici i genitori fanno per i figli? E a volte questo pesa e diciamo: tutti questi sacrifici li fai fare, no? Ma in realtà non è un segno dell'amore il fare qualcosa di sacro per una persona che amo fino in fondo, da dare la mia vita per lui. Ecco, la parola della croce, dice Paolo, è stoltezza per quella che si perdono, ma per quelli che si salvano, sia per noi, è potenza di Dio. Gesù, abbandonato dal Padre, si abbandona nel Padre, ci ama da morire e muore d'amore. Ecco, Giovanni Paolo II ha sperimentato tutto questo. E adesso lui non solo ci ha parlato del Cristo Redentore dell'uomo, ma l'ha vissuto in prima persona. Nella sua vita, nel suo pontificato, abbiamo visto il Papa forte, il Papa che si indebolisce fino alla fine. E c'è stato un momento nel 94, dopo essere stato ricoverato al Gemelli per un mese, in cui il Papa, affacciandosi alla finestra dopo 4 settimane per l'Angelus, ha parlato a braccio, ha detto così: io vorrei che sia attraverso la Maria espressa oggi la mia gratitudine per questo dono della sofferenza nuovamente collegato con il mese mariano di maggio. Vorrei ringraziare per questo dono. Ho capito che è un dono necessario, che si doveva trovare.
nazionale fatto l'America, l'America doveva soffrire, come ha dovuto soffrire 13 anni fa, così anche in quest'anno. Tutto quello ho meditato, ripensato di nuovo durante la mia degenza in ospedale. Siamo ancora nel 94, quindi lui morirà poi nel 2005, all'anno della famiglia. La famiglia è minacciata, la famiglia è aggredita, deve essere aggredito il Papa, deve soffrire il Papa. Leggendolo con occhi esterni può sembrare un folle, no? I cristiani sono folli. Se credono che possiamo risolvere le cose attraverso la sofferenza. Ma questo, non è forse questo il segno dell'amore? Come dicevo prima, quando amiamo, l'amore costa anche la fatica del soffrire. Ci si soffre e ci si offre. E questa è la testimonianza che dà il Papa e che ha dato a tutti noi, no?
tutti noi siamo qui e abbiamo sperimentato la sua forza nella debolezza, quella che aveva sperimentato anche Paolo quando parla di una spina nella carne nella seconda lettera ai Corinzi e dice: siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati, siamo perseguitati, ma non uccisi, no? E quando siamo deboli è allora che siamo forti, perché essere deboli ci unisce a Cristo che si è fatto debole, che si è fatto fragile, che è morto per amore, per darci la vita per sempre. E quando vediamo una persona che offre la sua sofferenza, non è solamente un pio esercizio di devozione per cui offro le mie sofferenze, ma significa sperimentare che quella è vita fino in fondo. E credo che ognuno di noi ha nella mente, nel cuore, con l'immagine di alcuni nonni o genitori che fino in fondo ci hanno voluto dire delle parole, no? Una presenza, un'attenzione agli altri. E se non sempre è così, è perché a volte non abbiamo delle comunità cristiane che sanno farsi carico dei sofferenti per aiutarci vicendevolmente a vivere questi momenti. Ecco, pensiamo a chi ha offerto la sua vita, come Massimiliano Corbe, per la vita di un altro, di un padre di famiglia. E nel campo di concentramento di Auschwitz ha vissuto d'amore fino in fondo, dando un senso alla sua vita e a quella degli altri. Un assurdo per il mondo, ma questo è amore. Pensiamo ai monaci trappisti dell'Algeria, uccisi nel 96, decapitati. La loro presenza, in mezzo anche ai musulmani, una presenza d'amore, un'attenzione a tutti. E il loro sacrificio può sembrare vano, no? Ma quanta grazia anche dal loro martirio fino ad oggi. Pensiamo, ecco, all'opera di Madre Teresa, che era una goccia nell'oceano, no? Come lei diceva, eppure stare accanto ai sofferenti, farli morire almeno negli ultimi istanti sentendosi amati. E così tante persone, anche oggi, questo è un morto ragazzo pugliese, Matteo Farina, morto nel 2008, una testimonianza che ho conosciuto da poco, bellissima, è stata aperta una causa di beatificazione, un ragazzo come tanti, no? Che vive anche la sua malattia circondato dall'affetto dei genitori, della ragazza, della sua comunità, con il sorriso, fino ad arrivare alla nostra Chiara Corbella, che penso tutti noi conosciamo, ecco, la cui testimonianza d'amore sta dando tanto vita, tanta vita alle famiglie di Roma e non solo. Un non senso secondo il mondo, ma quando il dolore è abitato da Dio, allora riempie di vita le persone che ci sono intorno. E allora Gesù, che è il buon samaritano dell'umanità, che è Lui che ci solleva quando nella strada da Gerusalemme a Gerico siamo lasciati mezzi morti lungo la strada, Lui che ci porta sull'asinello fino a consegnarci alla chiesa, all'albergatore che si prende cura di noi, ci invita ad essere buoni samaritani anche noi degli altri. Buon samaritano è ogni uomo che si ferma accanto alla sofferenza di un altro uomo. E pensare che Dio entra nelle nostre ferite. Dio attraversa la nostra umanità, la nostra sofferenza, e a me colpisce sempre questo fatto che quando risorge il suo corpo è trasfigurato, è glorioso, non ci sono le piaghe delle flagellazioni, il sangue, però ci sono
ecco, i segni dei chiodi e del costato. Tommaso, che non crede se non vede, viene poi invitato da Gesù a toccare le piaghe e questa splendida tela del Caravaggio, no? Con questo dito messo dentro, no? Però ci fa pensare al fatto che Dio ci salva attraverso le ferite, e lo riconosceremo per queste ferite diventate delle feritoie attraverso le quali passa la luce. E quando saremo davanti a Lui, Lui si presenterà a noi, ci abbraccerà, sarà qualcosa di che non possiamo esprimere, per quanto sarà bello. Vedremo queste mani bucate e questo costato aperto, no? E allora capiremo che anche le nostre ferite, quelle che ci fanno tanto male, se attraversate dalla sua grazia, diventano un'occasione di grazia per gli altri. Ecco, io oggi avevo in mente di dirvi altre cose, però non so perché, forse sono stato un po' confuso e vi chiedo scusa di questo, perché è un tema talmente vasto e talmente importante, talmente bello, che abbiamo la lettera Sanctifici Doloris che potete approfondire. Poi oggi, stamattina, ho pensato di farvi fotocopiare un altro testo che, senza nulla togliere a Giovanni Paolo II, però in quattro paragrafi ci dice tutto il senso della sofferenza umana. Papa Benedetto XVI, nell'enciclica sulla speranza, e concludo, la Spe Salvi, quando parla dell'agire e il soffrire come luoghi di apprendimento della speranza, è il foglio che vi è stato dato a parte, in cui dice: la sofferenza fa parte dell'esistenza umana. È chiaro che bisogna far di tutto per diminuire la sofferenza, ma eliminarla completamente dal mondo non sta nelle nostre possibilità. Non è lo scansare la sofferenza, la fuga davanti al dolore che guarisce l'uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione e in essa di maturare, di trovare senso mediante l'unione con Cristo che ha sofferto con infinito amore. Cristo è disceso nell'inferno e così è vicino a chi vi viene gettato, trasformando per lui le tenebre in luce. La sofferenza, senza cessare di essere sofferenza, diventa tutto un canto di lode. E poi conclude il Papa, nell'ultimo paragrafetto, il numero 40, dicendoci una cosa molto concreta e molto semplice, con cui ci lasciamo stasera. Vorrei aggiungere una piccola annotazione, non del tutto irrilevante per le vicende d'ogni giorno, che faceva parte di una certa forma di devozione, oggi forse meno praticata, ma non molto tempo fa ancora assai diffusa: il pensiero di poter offrire le piccole fatiche del quotidiano. Cosa vuol dire offrire? Ecco, queste persone erano convinte di poter inserire nel grande compatire di Cristo le piccole fatiche, che entrano così a far parte in qualche modo di quel tesoro di compassione di cui il genere umano ha bisogno. Noi non possiamo spiegarlo, non possiamo, ecco, dirlo appieno, ma noi crediamo che ha un senso anche offrire le piccole fatiche d'ogni giorno per il bene dell'umanità. Ecco, Signore, aiutaci non a comprendere questo mistero, ma a capire che è abitato da te, e quindi abitato da te assume un senso talmente pieno e bello che un giorno capiremo, o forse non ci sarà più bisogno di capirlo, perché vedremo te e questo ci basterà. Grazie.